E la mia ragazza. Oh mio Dio, la ragazza di Riccardo! Il citofono! Andiamo ad aprire! È arrivato, già, è arrivato! Apriamo! Che noia! Mi è venuta un'idea! Oggi è il giorno perfetto per fare uno scherzo alla mamma. Vado da Ricky. Ricky! Ricky! Vada, bussa! Ma già la porta è aperta! Sì, vabbè, dai, stai zitta. Allora, chiedici fare uno scherzo alla mamma. Uno scherzo alla mamma! Uno scherzo alla mamma! Uno scherzo alla mamma, sì! Dai, Ricky, dobbiamo inventare un piano! Ma che piano? Io voglio fare lo scherzo alla mamma! È il piano dello scherzo alla mamma! Sì, hai ragione, allora, facciamo così, andiamo al Mac e ci pensiamo lì mentre mangiamo. No, te lo devo dire. Va bene. Geniale, sì, dai, facciamo questo. Dai, andiamo al Mac! Dai. Cioè, non al Mac, fai lo scherzo. Dobbiamo chiederti una cosa. Non so se chiedervelo, quale cosa? Ricky ha invitato una certa persona. Ok. Una persona speciale. Sì, ok. Mamma, molto molto speciale. Sì, ho capito, chi è? Dai, Ricky. È la mia ragazza. Riccardo, ma non mi hai parlato di nessuna ragazza. Oddio, come, cosa devo, cosa faccio? Cosa devo fare? Che ora arriva? Quando viene? Prima merenda. Ok, allora prendiamo un po' di cose di merenda. E sì, adesso prendo le ciotole. Sì, però mamma, non esagerare. Lei non può mangiare tutto. Ah, ok, è vegetariana, verduriana, vegana, peruviana? Vabbè, mamma, lasciamo perdere, che fra poco sta arrivando. Fa niente. Ok, andiamo. Tutto in ordine? Hai messo a posto, dai! Sbrigati! Arriva la fidanzata di Riccardo! Oddio, come sarà? Io me la immagino alta, castana, molto fine, una ragazza proprio, sai, di quelle studiose, magari con un paio d'occhiali. Che dici? Sarà così? Tu come la immagini? La immagino molto carina, molto... Ah. Sì, guarda, non vedo l'ora di vederla. Il citofono! Andiamo ad aprire! È arrivato, già, è arrivato! Ok, apriamo! Ciao, sono Slavinia, la fidanzata di Riccardo. Piacere di conoscerla. Ciao Slavinia, è un piacere anche per me. Ma dai, ma entra, falla entrare. Slavinia, adesso ti faccio accomodare, ho preparato una splendida merenda, sei... Ma grazie. Sei uno splendore. Grazie, anche te, amo. Che bel calore di capelli che hai, siediti pure a tavola. Grazie. Accomodati pure, cara. Grazie. Io, come gli avrà già detto Riccardo, non mangio tanto, non ho molto appetito. Ah sì, mi aveva detto che sì. Sei complicata anche con il cibo. Ok, io da sempre sono così, mangio poco e poche cose. No, non so perché. Ah, si vede che non hai molto appetito. Ma raccontaci di te, Slavinia. Slavinia, raccontami un po' di te, da dove vieni, cosa studi? Allora, io vengo da casa mia, che è di là, no? Okay. E ho lasciato la scuola perché mi hanno bocciato 3 volte. E adesso faccio la cameriera. Ah,
vabbè, è un bel lavoro la cameriera, complimenti. Sì, incontro un sacco di gente. Ah, bene, bene. Ok, Riccardo! È arrivata Slavinia! Scenditi, prego! Sempre in ritardo il mio fidanzato. Lo chiamo meglio. Riccardo! Non so bene dove sia andato, ma penso che arriverà molto presto. Tu sentiti come... Ok, grazie. Allora, io volevo chiederti, non è che avresti... Sì, chiedi, chiedi. Gnocco fritto con il curatello, un po' di parmigiano reggiano stagionato 180 mesi? Provo a controllare. Grazie. Guardo il frigo. Se vuoi metterci un po' di caviale di scorpione sopra? No, il caviale non ce l'ho di sicuro. Sì, allora, il parmigiano... Stagionato 180 mesi, eh? Sì, no, allora c'ho il parmigiano reggiano, quello della Bresaola. Vado a vedere se le piace, se va bene, perché non ho nient'altro. Allora, Slavanzia, ho trovato del Slavinia. Oh, scusa, Slavinia, del lonzino, ma è senza lattosio. E poi ho del parmigiano impacchettato così. Del lonzino? Ma le sembra che io in queste condizioni posso mangiare del lonzino inscatolato, confezionato dal supermercato? Cos'è sta roba? Del parmigiano? Cosa hai detto? Condizioni. Condizioni? Di che si è condizioni? Oddio! Oddio, mi sento cadere! La signora... Scusi, signora! Cravinia! Slavinia! Mi siete dati! Ma si vedeva? Oddio! Signora, già che è seduta, posso appoggiare le mie gambe sulle sue, mi fa magari il massaggino. Grazie. Scusi, Slavinia? Sì? Forse cosa voleva, scusi? Un massaggino, se riesce, sa, nelle mie condizioni. Chiamo... Un po' male le gambe, ho le vene varicose. Chiamo Riccardo, Riccardo, Gianna, venite! Riccardo! Riccardo, venite! Dove sei? Forse mi si rompono le acque oggi o domani, perché in realtà la data è fissata. Le acque? È domani. No, allora. La data sarebbe domani, però io sento un po' di confusione. Ma Ricky non c'è! Dov'è finito? È il numero. Provo a chiamarlo! Provi, signora, io non so dov'è. Non squilla! Ha il telefono spento! Sempre così, fa anche con me. Non risponde al telefono, non squilla! Ma non... dov'è il capo? Io devo andare ad attimo in bagno. Sì, ok, ma i peli non c'è un estetista che No, io sono molto naturalista, questa fashion cosa. I giovani d'oggi non li capisco, ma... Giada! Devo andare un attimo con... Vuoi aiutare Slavinia? Sei molto carina! Ok. C'è cascata in piena mamma, è stato molto più divertente di quello che pensavo. Allora, mi metto i pantaloni, allora, togliamo sta pancia, togliamo sto vestito. Veloce, 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 poi salgo dalla taverna. Ciao, dammi la bocca. Ma sei una papiona. Riccardo Slavinia. Eccoci. Riccardo! Cosa? Hai conosciuto già Slavinia? Slavinia in bagno! È una ragazza adorabile, vero? No, dimmelo tu! Diteglielo anche voi! Cosa? Diteglielo tutti! Aspettate un bambino! Io non pensavo di dirmelo! Era questa la sorpresa, infatti. Ma cosa? Non sei contenta? Ma tu sei truccato? No, è che prima Slavinia, dandomi un bacio, mi ha attaccato un po' del trucco, penso. Tornando a noi! Sei impazzito! Slavinia! E allora, Riccardo, tu me lo hai detto! Allora, era una sorpresa! Dov'è? Ma il papà non capirà! Oh mio Dio, diventerò nonna! Nonna! Ok, sì, sto calma. Sto calma. Sto calma, sto calma. Ma perché mi... Perché... Basta, già, basta. Ok, ok, sono calma. Slavinia, tesoro.
Puoi uscire dal bagno? Non mi sente, sarò svenuta? Slavinia, sei svenuta? Andiamo a vedere? Slavinia? Slavinia, ti prego, sei svenuta? Sto bene. Ok, Slavinia, Riccardo è arrivato, così finalmente potremo parlare di questa situazione gravosa. Cosa? Grazie. Ok, ti aspettiamo qui. Oh mio Dio. Ciao. Diventerai zia, tesoro. E io nonna. Nonna Nadia. Sta bene, nonna Nadia, nonna Nadia e zia Giada. Zia Giada non mi piace. Sarà un maschio e una femmina. Come sto dicendo? Quale maschio e femmina? Riccardo ha 17 anni. E Slavinia quanti anni avrà? Quanti anni ha Slavinia? Tu lo sai? Lo sai, non lo sai? Ok, non lo sai. Ma soprattutto lo Giada. Saprei. Quanti anni ha? Non te lo dico. Non me lo dire che è meglio. Ok, ma è un po' bruttina. Non dirlo a troppo ad alta voce. Cioè, pelosa, ragazzi, è un po' strana. Ma poi Riccardo era truccato. Vabbè, ok, aspettiamo Slavinia sul divano. Basta parlare di queste cose. Ragazze, mi sa che mi si stanno rompendo le acque. Che cosa? Io ho le acque. Riche! I gemelli devo lasciare. No, quali gemelli? Quali gemelli? Sì. Cosa dici? Un maschio da bimbo. Oh, scherzo, riuscita! Ci vediamo al prossimo video, mettete un like, iscrivetevi al canale, un super bacione. E attivate anche la campanellina. Din don. Ciao! Ciao!